finalmente anche quest'estate parte la tanto attesa rassegna Restate a Giugliano, edizione 2012, visto che siamo giunti al quarto anno, alla quarta edizione, da una mia idea nata nel 2009. Comincerà il 3 agosto nei giardini di Piazza Gramsci della scuola elementare del primo circolo di Piazza Gramsci a Giugliano e terminerà il 10 di settembre. L'accesso sarà gratuito per tutti. Credo che sia l'evento meglio riuscito prodotto da questa amministrazione dal 2008 ad oggi, tant'è vero che è diventato ormai un evento attesissimo, l'appuntamento fisso dell'estate giulianese, in cui i cittadini giulianesi e non la sera nei giardini di Piazza Gramsci si divertono assistendo a proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, musicali e di cabaret. Quest'anno posso dire con una grossa soddisfazione personale di essere riuscito, sfruttando la storicizzazione dell'evento e anche rapporti personali in regione, ad ottenere un finanziamento, un contributo di 130.000 euro per organizzare questa rassegna. Quindi nelle casse comunali quest'anno affluiscono 130.000 euro dalla regione, che ha istituito un apposito capitolo nel bilancio approvato a dicembre 2011 denominato proprio l'estate a Giugliano 2012, quindi è veramente una grossa soddisfazione. Così come è una grossa soddisfazione che questo evento, questa rassegna, possa promuovere Giugliano, quindi far venire fuori il nome di Giugliano fuori dagli ambiti, dai confini locali, per un aspetto certamente positivo, perché fare cultura è sempre importante, e non solo per i soliti aspetti negativi. E poi anche perché in un momento di crisi quale questa, in cui le persone non possono magari consentirsi delle vacanze lunghe o addirittura non possono consentirsene per niente, perlomeno si dà loro la possibilità di trascorrere un'estate diversa, vivendo delle belle sere d'estate in compagnia di artisti e di spettacoli importanti nei giardini di Piazza Gramsci. Questo evento è stato organizzato passando per una direzione artistica che ha stilato un programma che poi è stato messo a gara insieme a tutti gli allestimenti, quindi palco e quant'altro, e alla gara hanno partecipato diverse società e agenzie di spettacolo. Quello che ha fatto l'offerta migliore si è aggiudicata l'intera organizzazione, quindi sia la parte allestimenti che la parte artistica. Ho preteso che nel cartellone, insieme agli artisti importanti, fossero inserite anche delle compagnie locali che a titolo gratuito hanno prestato, presteranno la loro opera, ma questo perché? Per far sì che queste compagnie possano fare curriculum, fare esperienza e che poi la partecipazione in un cartellone insieme ad artisti importanti che magari sono i loro idoli, le persone, i personaggi da emulare, possa fungere da stimolo e da crescita, anche perché io sono dell'idea che una città come Giugliano meriti un teatro e meriti una compagnia stabile locale. Mi sto impegnando già da un po' di tempo affinché anche a Giugliano si possa giungere alla costruzione di un teatro. Questo perché io credo che formare tanti giovani a valori sani come quelli della cultura, dello sport, del teatro, della musica, ad arti nobili, ed educarli in questa ottica, disciplinarli in questa visione, sia importante anche per formare il proprio carattere, per distoglierli soprattutto dalle tentazioni che la criminalità e la strada purtroppo nell'Interland napoletano offre ad ogni angolo, e perché penso che dei giovani che vengono formati alle arti nobili sicuramente sviluppano, maturano un carattere ed una forma mentis tale da non cadere facilmente poi in tentazioni. Con questo non mi resta che augurare una buona estate a tutti, una buona vacanza e buona estate soprattutto con Restate a Giugliano 2012.